Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Stiamo andando alla Lidl a fare un po' di spesa, a comprare delle cose che ho visto nel volantino e che volevo prendere per fare una piccola modifica in bagno. Come torniamo vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, eccoci tornati, vi faccio vedere velocemente quelle poche cose che abbiamo preso e poi vi faccio vedere anche un pacchetto che è arrivato da AliExpress. Allora, abbiamo preso due, c'erano le cose per il bagno in offerta, abbiamo preso due di queste, diciamo, porta asciugamani con ventosa da applicare nelle piastrelle del bagno. Siccome io avevo il porta asciugamani, quello, diciamo, a colonna, adesso abbiamo deciso di mettere al posto di quello il mobiletto che poi vi faccio vedere che abbiamo preso, e quindi gli asciugamani li metteremo al muro con questi porta asciugamani. Poi c'erano queste scamorzine affumicate in offerta, i pangoccioli, i cookies che sono buonissimi, una confezione di funghi champignon. Poca spesa oggi perché avevo ancora tanta roba in frigo, però mi interessavano appunto le cose del bagno, quindi mi sono fiondata subito, diciamo che mi sono alzata e siamo andati, perché altrimenti non si trova più niente. Una confezione da chilo di kiwi, che erano in offerta anche questi. Queste pastigliette per il WC, le avevo già prese e mi ero trovata bene, quindi le ho trovate e le ho ricomprate. Poi due bottigliette di chinotto San Pellegrino, così ogni tanto magari ci va qualcosa, ce l'abbiamo. Una bottiglia di aceto di vino, una confezione da chilo di spaghetti della De Cecco, che era in offerta anche questa, e infine questo set appunto per il bagno da abbinare sempre ai porta asciugamani, che comprende la spazzatura, la pattumiera, poi vado che ha il porta scopino per il water, il portasapone e due bicchieri per gli spazzolini. E infine vi faccio vedere il mobiletto che abbiamo preso da mettere appunto in bagno, perché praticamente noi avevamo gli asciugamani proprio sotto la presa e ogni volta che attaccavo il phon non sapevo mai dove poggiarmelo, dovevo poggiarlo dall'altra parte dove ho il mobile, però dove ho la lavatrice, però molte volte rischiava di scivolare perché il filo non è più così lungo. Alla fine abbiamo preso questo mobiletto da mettere sotto la presa che abbiamo lì, così poi togliamo i porta asciugamani, gli asciugamani li mettiamo così. Vi faccio vedere il mobiletto e poi le cose di AliExpress. Il mobiletto che abbiamo preso è questo qua, che è composto da due cassetti e poi un'anta con i due ripiani. È piccolino, ma è perfetto per metterlo dove vogliamo metterlo noi. Vi faccio vedere velocemente anche le cose che mi sono arrivate da AliExpress. Sono un paio di cosine, però, dato che mi sono arrivate adesso e sono appena tornata, vi faccio vedere anche queste. Ho preso questo portapenne, che è in ferro, diciamo che è un rose gold da mettere nello studio. Abbinato ho preso il porta scotch, che è troppo troppo carino. Le clip, non so se si vedono, aspettate. No, me ne tiro fuori una e ve la faccio vedere. Sono troppo bellini. E dai, non mette a fuoco. Comunque, sono delle clip e hanno il cuoricino dentro e sono sempre in rose gold anche queste. Aspettate che le rimette dentro. Infine, questa l'hanno sigillata. Queste graffette per la pinzatrice, non spillatrice. Ecco qua, queste graffette sempre rose gold. Si sono fissata con l'oro rosa e quindi ho voluto prendere tutte le cosettine abbinate. Ok, e infine questo set di stencil. Io l'ho pensato per il bullet journal o comunque sia anche per decorare l'agenda. E sono tutti questi stencil.
Questo ha le lettere, i numeri, poi ci sono tutti questi decori. Comunque sono tantissimi, non so quanti siano. Sono veramente tanti. E niente, questo è tutto quello che abbiamo preso. Allora, dato che ci sono, apriamo insieme il set del bagno, quello che vi ho fatto vedere con la pattumiera, perché è tutto racchiuso lì dentro e voglio vedere anche io, così vi faccio vedere anche a voi se vi interessa. Pattumiera, che bella grandina. Ok, poi c'è bellino nero. Li preferisco neri questi scopini, così bianco non l'ho mai sopportato. Ok, c'è lo scopino del water. Poi c'è il portasapone e infine due bicchieri per gli spazzolini. Molto carino. Così mettiamo un po' di rosa anche in bagno. E niente, poi quando metteremo tutto in bagno, sia il mobiletto che questo set e il porta asciugamani, ve lo farò vedere. Andrea non vedeva l'ora di montare i porta asciugamani, quindi li stiamo già montando. Allora, uno è questo, l'abbiamo messo qua, vicino al lavabo per l'asciugamano delle mani, e poi lo mettiamo sopra il bidet per l'asciugamanino del bidet. Praticamente hanno delle ventose e poi premendo si attacca bene la ventosa al muro e non c'è bisogno che bucate nel muro né niente. Centrato, sei sicuro? Puoi metterlo anche più in basso se vuoi, eh. Anche qua giù puoi Allora puoi metterlo. metterlo l'acqua e non... No, Qua no, no, non... no, più giù. Cosa dici? Così? Boh. Sicura? Non è che attacca la... Aspetta un attimo. Premendo le ventose si attaccano al muro. Messo.
Ecco qua, bagno pulito, igienizzato, sono andata a mettere i suoi romani nuovi, le cose per il bagno comprate alla Lidl, anche questo che avevo preso per il bidet all'IKEA, l'altro suo romano l'ho sempre pulito, lì ho messo il nuovo portascopino preso alla Lidl e il portarotolo che abbiamo preso alla Brickman, quello. Poi, dato che c'ero, ho voluto cambiare anche la tenda della doccia, perché l'avevo presa rosa tempo fa, quindi ho cambiato anche la tenda della doccia, così l'altra la metto a lavare. E niente, non vi faccio vedere solitamente quando pulisco la doccia, perché è una cosa che faccio ogni volta che ci laviamo io, ossia sia io che Andrea, quindi la igienizzo di volta in volta e non sto a farvela vedere nel video, perché è un caos, devo entrare dentro, spruzzare il prodotto, lavarla, di solito lo faccio sempre così. Adesso andrò a sistemare queste cosine che avevamo sulla fabbo e basta, le conserverò, le cose del vecchio bagno, non del vecchio bagno, dei vecchi portasapone, diciamo. E niente, adesso appena Andrea monterà il mobiletto lo metteremo qua. Ecco qua il mobiletto montato. Adesso abbiamo deciso di non montarli i piedi in modo da essere un po' più basso, altrimenti andava a coprire la presa. Adesso poi andrò a organizzarlo e vediamo un po' cosa metterci dentro. Vi faccio vedere brevemente come ho organizzato il mobiletto. Allora, nel primo cassetto sono andata a mettere le mie cose della skincare. Nel secondo cassettino ho messo delle cose di Andrea. E infine, nell'antina sotto, ho messo delle cose che avevo in quest'altro mobiletto che invece ho vuotato e lasciato libero per mettere solo la carta igienica lì. E ho messo qua le altre cose. E niente, comodo e pratico. E niente, per oggi è tutto. Io vi saluto qui. Vi mando un bacio enorme, vi aspetto come sempre nei commenti, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un like. Alla prossima, ciao!